sta per festeggiare il suo primo Natale con un fede al dito, Lisa Marzoli. La conduttrice di Rai 1, che ad aprile ha sposato il suo compagno Francesco Borrelli, archivia un 2016 ricco di sorprese. Positive e emozionanti, come le nozze e il debutto sulla rete Ammiraglia Rai al fianco di Maurizio Costanzo al timone di SE Fatta Notte. Ma anche di episodi meno lieti. Poco tempo fa, è uscita miracolosamente illesa da un terribile incidente automobilistico. La giornalista ripercorre con noi il suo anno, un turbolento giro sulle montagne russe tra impervie salite ed elettrizzanti discese, e fa un'impegnativa promessa a suo marito. Lisa Marzoli, per te e il tuo Francesco è il primo Natale da marito e moglie, che cosa provate? Siamo emozionati all'idea che quest'anno siamo anche noi una famiglia. A Natale sono euforica, ma qualche volta mi è capitato di essere triste, perché è un momento che mi spinge a riflettere molto. Non lo nascondo, in passato a volte mi sono sentita sola. Ma ora spero proprio di non provare più questa sensazione. Che programmi avete per Natale? Come ogni anno, la grande protagonista sarà mia nonna, che arriverà a casa dei miei genitori con un enorme carico di ravioli al seguito. Sia di carne che di ricotta. Si alza alle 5 del mattino per prepararli a mano. Sono buonissimi. A casa nostra non è Natale senza le sue prelibatezze. Gli incredibili presepi di papà. Lisa Marzoli, che ricordi conservi delle festività natalizie della tua infanzia? Se chiudo gli occhi mi vengono in mente gli incredibili presepi costruiti da mio padre. Cominciava ad allestirli già a novembre, realizzava vere e proprie opere d'arte. Costruiva con il gesso le montagne e centinaia di pastori di ogni tipo e forma. Nei ruscelli scorreva acqua vera, mossa da un piccolo motore. Era una gioia immensa vedere quegli scatoloni colmi di personaggi diversi. Qual è il regalo più bello, Lisa Marzoli, che hai ricevuto a Natale? Non dimenticherò mai quando Babbo Natale mi portò Gira la Moda, un gioco da tavola con cui realizzare tanti cartamodelli. Già a 7 anni ero patita per la moda. Per ricordare quella mia vecchia passione da apprendista stilista, oggi dovrebbero regalarmi una macchina da cucire. Ero come sulle montagne russe. A Capodanno, invece, dove andrete, Lisa Marzoli, tu e Francesco? Lo e Francesco ci concederemo un breve viaggio in Marocco in compagnia di una coppia di amici. Sono persone molto pragmatiche e hanno già pianificato tutto il tour, tra escursioni e visite a monumenti storici. Che bilancio fai del tuo 2016, Lisa Marzoli? È stato un anno particolare, lo paragonerei a un giro sulle montagne russe. Ad aprile ho sposato l'uomo che amo. A luglio mi è arrivata la telefonata che tutti sognano di ricevere, quella del direttore di Rai 1 per condurre un programma con Maurizio Costanzo. A ottobre stavo per morire in un incidente stradale e sono viva per miracolo. Insomma, il 2016 è stato ricco di colpi di scena, forse troppo? Per il 2017 spero di consolidare quanto conquistato, e mi auguro un po' più di tranquillità. Ripartiamo dalla gente per bene. L'anno che ci lasciamo alle spalle, quali nuove consapevolezze ti ha donato? Nei mesi scorsi ho capito chi sono le persone che mi vogliono bene veramente e chi tende solo a utilizzarmi. Ho allontanato tante persone negative. È stato un passaggio di vita doloroso, ma mi ha permesso di aprire gli occhi su chi mi stava intorno. Per anni sono stata troppo ingenua. Quali sono i tuoi buoni propositi per il 2017? Prometto a mio marito che il nuovo anno sarà quello della svolta nella nostra breve vita coniugale. In che senso, Lisa Marzoli? Mi impegnerò e imparerò a cucinare. Ride. A gennaio tornerai in TV con Maurizio Costanzo a SE Fatta Notte. Che cosa dobbiamo aspettarci? Come nella prima stagione, ci saranno ospiti VIP. Persone comuni, ma straordinarie.
Ad esempio, l'ostetrica italiana che durante le ferie sale sui barconi dei migranti come volontaria e fa partorire in mare donne in fin di vita? O gli scienziati italiani 35enni che tornano dall'America per aprire aziende aerospaziali? Parleremo di storie e di esempi positivi. Il paese può e deve ripartire dalla gente per bene. Che cosa regalerai per Natale a Costanzo? Vorrei portargli dal Marocco una tartaruga gigante fatta a mano. Ogni volta che vado all'estero gliene porto una, perché colleziona oggetti a forma di tartaruga. Nel 2017 ti piacerebbe ricevere la visita della cicogna. Prima mi piacerebbe fare il viaggio di nozze, che ho rimandato per ragioni professionali. Nel 2018, se la cicogna venisse a farci visita, saremmo tutti contenti. Intervista a Lisa Marzoli, conduttrice Rai Davvero.